trovate in finta di essere già sì, in onda con Costanzo. Trasformati in Costanzo, vai, e partite quando volete. Vai. Allora, intanto chiamala, che Carli, vai. Andiamo qui con Cristina De Vina, icona di veramente. Icona di ragazzi, ma anche di ragazzi d'oggi, non solo di quelli diventati un po' più attempati, no? Delle canzoni tue più famose, che ne hai fatte tantissime, vero? Sì, sì, tante, tante. Quante sono le canzoni? Sono, guarda, più di 750. 750 canzoni, voglio dire, signori, qui è pure una più bella. Grazie, grazie Maurizio, grazie. Allora, mi dicono, nelle richieste, le altre cose, che abbiamo in collegamento una delle tue amiche cantanti, sì, colleghi, che ha preso parte a questo bellissimo progetto, che è Chiara Gagliazzo. Abbiamo Chiara? Buongiorno. Buongiorno, applauso. Ciao. Ciao. Ciao Chiara. Ben ritrovato. Ciao, ciao tesoro. Allora, siamo qui con Cristina a fare questo bellissimo CD. E tu sei una delle interpreti che hai, insomma, a cui hai partecipato, ricantando Taylor Moon, giusto? Sì. Ecco, una domanda volevo farti. Secondo te, in altri cartoni animati di oggi, non sei bambini? Scusa? Tu quanti anni hai? Non ho capito, io tanti, 30. 30, ma te lo devo dire allora, andiamo su, dai. Allora, 30 anni non c'è più la giovinezza. No, voglio dire. Una ragazzina, ecco. No, cosa è cambiato secondo te da un altro impattato al giorno? Ma è la vita, cosa è cambiato dai giovani d'oggi? Sì. Tanti redditi? Tanti cartoni più brutti. Tanti redditi o no, secondo te? Cartoni? Scusi, forse non lo sento tanto bene sul telefono. No, dicevo, mi sente, sentiamo, ripetiamo, sì, collegamento. Sì, adesso lo sento perché ho il telefono un po' più. Cosa diciamo che mi è passato questi nei cartoni? Però lo dice senza fine. Cristina, forse non ci sente bene, secondo te, intanto rispondi tu a questa domanda. Allora, no, dicevo, sicuramente i cartoni sono comunque cambiati, hai capito Maurizio, quindi ci sono cartoni animati adesso, ad episodi, insomma, mentre una volta si raccontavano le storie, esatto, hai capito, questo, quindi non so se parliamo di Giorgi, di Clandy, capito? Certo, ecco. Infatti chiedevo, Chiara ti sente ora? Sì, adesso Chiara, forse non la linea probabilmente. È normale, no? C'è un Will Smith secondo te? Il Taylor Moon, no? O no? Io sono una grande fan di Taylor Moon, anche di, cioè di... Secondo lei però, il tuo punto di vista è importante? O Taylor Moon, te? Dica, dica però, dica, se no perdiamo tempo. Se preferivo Magica Amy, se te la ditti? Taylor Moon o no? Lo dica però, senza problemi. Scusi, io ho problema proprio con il telefono perché non ho le cuffiette. Tanti! Benvenuta a tutti i pazzi per RDS! Ciao Chiara, ciao, sei Chiara! Dico solo che Cristina ha le lacrime perché sta piangendo perché voleva esplodere prima. Senti Chiara, quanto è stato bello duettare con Cristina in Sailor Moon? È stato bellissimo, tipo il sogno, no? Cioè, come piccolo che succederà. Lo so. Io mi registravo tutte le videocassette con lei quando faceva i balletti. Capito? Sabato al circo cantavo con i ballerini. Hai capito? E adesso hai cantato, hai duettato con lei, ma non è meraviglioso? Bravissimo, bravissimo. Ciao Chiara, grazie, grazie. Ciao, meraviglia. Brava Chiara.